Salve a tutti ragazzi, guardate un po' come comincio il video, i migliori e sto io al centro, eccomi qua in posa, sta cadendo, attenzione lei, e si richiude anche la tendina. Ragazzi, oggi vi farò vedere questa classe, come avete potuto vedere, vi farò vedere il fuori classe, il tennista praticamente, Ricciolo d'Oro si chiama lui, perché prima aveva i riccioli d'oro, ma adesso ha un cappellino spastico messo in testa, ed è pure mezzo barbone, come cambia la vita. Guardate un po', queste sono le statistiche della partita precedente. Mo' vediamo 10, 9, 8, insomma adesso sta facendo il countdown, perché adesso comincerà un'altra partita con questo tennista. Questo video lo vedete in HD, perché questo era stato fatto proprio veloce, non c'avevo il coso. Giocheremo a centro acquatico con la mappa nuova aggiunta con l'ultima patch. Guardate sotto il fiorellino spastico che gira su se stesso, molto bene, gira la capoccina. In questa partita ci sono anche altri due miei amici, che sono Pro Alex e Starman, l'uomo a cui piacciono le stelle, di cui avete visto già, ho fatto un video con lui in un'altra occasione. Ma comunque, in questa partita ho fatto le stragi che non si capiscono again, cioè di nuovo. E qua, ancora rompere i coglioni. Ok, stella del tennis, ecco me. Sta selezionando il fuori classe, ecco la stella del Ricciolo d'Oro, ecco lui. Che lo sto selezionando. Attenzione, ancora la schermata nera del cacchio di merda. E adesso vedete anche questa mappa centro acquatico, che è una rivisitazione della mappa, quella che stava su Garden Warfare 1 di centro commerciale giardino. Attenzione, la prima arancia che muore ancora prima che io la tocchi. Proprio sono già il dio della morte in questa partita, anche se ho l'elmetto di Thor. Ma va bene, colpiamo questo qua da lontano con le nostre palle. Le palle rompipalle. Ecco lui che si butta laggiù, che si voleva suicidare. Abbiamo eliminato questo qui che si nascondeva dietro questo muretto. Attenzione, lui non spara, sì, mi abbiamo buttato lo zombolino, ma non gli abbiamo fatto niente. E cadiamo come dei cretini. Adesso ce ne scappiamo. Dovete sapere che questa classe è la classe preferita di Gary Clay. L'ha dichiarato proprio lui, perché è la classe più veloce del gioco, nel senso che quando voi mirate con questo, quando voi sparate, non si rallenta per niente la velocità di questo fuori classe. È veramente una bomba. Adesso abbiamo fatto fuori con la mastica zombie, salvando un alleato a culo. Adesso vediamo un po', arriva una rosa lì, un cactus laggiù che si mette la cosa mattutina. Abbiamo fatto fuori uno, abbiamo fatto fuori l'altro. Alla grande. Qui adesso ci mettiamo a conquistare la A, la A di Ancona, la A di Vafangula. Ed ecco questo qua che ci ha mangiato, che era una Piforitaki, che ha fatto 5 eliminazioni, il figlio di puttana, e ci ha eliminato con la mastica zombie, quella elettrica. Attenzione, lì c'è un cedro bello che vuole morire, infatti è morto. Là vediamo un altro cedro che è morto, i cedri muovono in continuazione. Questo è tutto il contrario dall'ultima partita che avete visto con il cedro, dove stava il re. Attenzione adesso, Ricciolo d'Oro che sta sparando a quella sparasemi romana, gli butta in mezzo una cosa e fa la strage, ne ammazza due. Attenzione lui, con un unico colpo di zombolino piccolino. Là c'è una sparasemi dietro quel muro, quindi l'andiamo a prendere. Guardate com'è cattivo Ricciolo d'Oro. Attenzione il cedro ghiaccioloso è morto bello cicciottelloso. E lì c'è un altro, ci sono addirittura tre nemici. Vediamo se buttiamo una bella Buttiamo lo zombolino birichino e gli abbiamo fatto il colino. Attenzione lui. Adesso guardiamo questo qui col cono che praticamente sta camminando verso i nemici perché si vuole proprio suicidare. Suburbination abbiamo fatto. Vabbè, gli zombie sono troppo forti quando si gioca bene di squadra. E tra l'altro ci sono gli altri miei amici in questa partita che non è che non stanno giocando male. Poi dopo vedete anche le statistiche loro. E qua vediamo che stiamo ancora sparando i cedri, ragazzi, proprio... questo fuoriclasse è nemico dei cedri. Abbiamo buttato la bomba laggiù, abbiamo eliminato lui e il girasole che gli stava presso, però abbiamo fatto assist alla Pangul. Adesso spariamo a quel cedro, 6 eliminazioni per 9, ragazzi. Su Suburbination, su centro acquatico, ecco lo zombolino che si è illuminato pure. Andiamo in questa strada che nella mappa originale non c'era, questa strada da dietro, diciamo. Guardate la Pro Alex 900,
9000, no, 900. Stiamo sparando adesso a Mai Scagnozzo, che vuole morire ed è morta. E siamo a 6 eliminazioni per 10. Attenzione, attenzione. La B di bastardi la stanno conquistando. No, non capiamo se stanno conquistando o solo stiamo conquistando loro. No, la stanno conquistando le piante. E il collega non si dà da fare. Attenzione lì, super zombie con il casco in testa. Abbiamo fatto 6 eliminazioni per 11. Come abbiamo fatto a eliminarlo non si sa. Forse l'abbiamo fatto via wireless o via bluetooth, se preferite, ragazzi. Adesso qua la B la stanno conquistando. La stiamo conquistando, però vedo i nemici che arrivano. Mai Scagnozzo laggiù. Là c'è il cedo, adesso faccio avanti indietro. Questo qua fa la trottorella perché non ha un cazzo da fare. Adesso spariamo a quell'arancia che muore ancora prima che la tocchiamo. Ragazzi, proprio io sono specialista di colpi wireless. 6 eliminazioni per 14, attenzione. Lì ci sta una sparasemi che si nasconde. Là sta pure il cedro che diventa una palla. Qui il super zombie se la si dà da fare con il suo ragione lungone. E questo non è un riferimento pornografico. Attenzione lì, un domnozoologo che ci cura in maniera, per una volta tanto qualcuno che ci cura e non è un nostro amico online. Attenzione, e se ne va a cagare, non aspetta manco di finire di curare, ma va bene. Adesso comunque cerchiamo di fare fuori tutti quanti, buttiamo lo zombolino, abbiamo fatto Astis, repressione assistita, bonus suburbination, abbiamo fatto tutto ragazzi, praticamente sta partita. Vi faccio notare il livello 8 di bronzo con questo, con il tennista che è veramente overpower, ragazzi. Abbiamo fatto fuori un altro cristiano, chissà se era cristiano o era musulmano, non si sa. Attenzione, là sopra c'è una sparasemi che vuole morire e non riusciamo ad ucciderla perché noi abbiamo paura dei suoi colpi. Attenzione, questo qui si fa un po' di capriole come quelli del circo e adesso muore. Ecco, dopo che ha fatto la capriole c'è stato il salto mortale ed è morto, peccato. Adesso vediamo là, noi sempre i cedri guardiamo, ragazzi, in tutta la mappa ci sono sempre cedri, lenti lenti, morti morti, che vogliono morire. Vediamo se qui ce n'è uno, ma è già morto ancora prima che noi arriviamo. Proprio noi dichiariamo a morte tutti quanti. Questo qui vuole fare l'attacco aereo. Attenzione, io faccio multitake, ne prendo due ma non ne ammazzo tutte e due. Adesso ne ammazzo due, non ho capito un cazzo di niente, ma ho fatto 6 eliminazioni per 16, molto bene. Lì vediamo il cactus den, attenzione lui, perché c'ha il cappuccino e se ne va a nascondere dietro l'angolina. Abbiamo eliminato qualcun altro e non ci ha fatto salire la sua eliminazione. Attenzione a questo cactus qui che vuole camperare. Vuole morire ed è morto. 6 eliminazioni per 18, però la partita sta per finire. Stiamo a 92 di punteggio contro 27. Le piante hanno fatto letteralmente cagare. Adesso vediamo là il cactus zen che vuole proprio morire. Vuole sfogliarci in un contro uno. 6 eliminazioni per 19, vai a fanculo. Poi brutto cactus zen, che io lo userei bene, ma tu no. Bene, adesso vediamo lì la mastica zombie Yeti. Guardate, addirittura, cioè senza mirare, si vedeva l'animazione proprio bloccata, che stava in posa, tipo, i bug di sto gioco. Adesso qua, questo qua col drago li sta bruciando tutti, sta facendo il barbecue di pannocchie, ma la partita è finita. Adesso vedremo le statistiche, ovviamente gli zombie hanno vinto, cioè su questo proprio non c'è, 131, cioè le piante si devono vergognare, si devono impiccare per le palle, se ce le hanno. Abbiamo fatto 9371, guardate un po', abbiamo fatto 24 e 20 di 6 eliminazioni. Attenzione, sto per cadere, ho ripreso il mio bel racchettone. E vediamo un po' il punteggio finale, 3590, leader indiscusso di questa partita. E vaffanculo a tutti quanti, e finisce con questo video.